Bitsy. Va bene, allora, io sono Davide Bonaiti, come avrete intuito. È la prima volta che faccio un excursus, diciamo, di come sono arrivato a fare quello che faccio oggi. Nel senso che con Giordano abbiamo pensato che poteva essere interessante capire cosa c'è stato dietro. Quindi il percorso che ha portato a creare quello che faccio oggi è Cuba. Io ho fatto un percorso un po'... non sono partito subito con l'idea di che avrei fatto il fotografo, quindi di occuparmi di fotografia. All'inizio ho fatto lo IED, ho fatto il triennio di IED, ho fatto comunicazione digitale, quindi non fotografia. Dopo lo IED, diciamo l'ultimo anno di IED, ho aperto subito un'agenzia pubblicitaria e sono partito dal 2002 e da queste foto di Cuba, perché in realtà sono, se vogliamo, i miei primi scatti, no? Cioè sono un po' gli scatti da cui poi è venuta fuori l'idea, cioè, come dire, da cui dei quali ho capito che la fotografia era una cosa che mi piaceva, che mi interessava, no? Un bel giorno, nel 2007, volevo fare un viaggio fotografico, mi sarebbe piaciuto ricominciare, no? Forse mi era rimasta un po' Cuba nel cuore, per cui ho detto sarebbe bello avere l'occasione di fare un viaggio fotografico, no? E attraverso un amico, questo mio amico mi ha detto, ma c'è la possibilità, se vuoi, di andare in Marocco, perché conosco un fotografo professionista, che si chiama Luciano D'Angelo, non so se qualcuno di voi lo conosce, che deve andare a Imilchil, era a settembre, a Imilchil in Marocco, per fotografare una festa pazzesca che si tiene una volta l'anno, la festa dei matrimoni. C'era un posto nella Jeep, anzi due posti, perché poi in realtà sono andato con questo mio amico, e mi ha detto, andiamo a seguito, speriamo di non rompergli troppo le scatole, e così è stato. Partiamo e ci facciamo questa settimana in Marocco. E beh, allora, se Cuba mi aveva colpito, dalla settimana in Marocco, cioè, folgorato, perché non so se siete mai andati in Marocco, l'Atlante... Le montagne marocchine sono una cosa pazzesca, veramente pazzesca. Vedi queste cose qui, cioè 2007 io ho scattato questa foto, no? Erano le prime foto che facevo dopo Cuba. Che cosa è successo? Che allora, intanto vabbè, non so se qualcuno di voi ha provato a fare foto di reportage, quindi a persone che fanno cose, no? Allora, la difficoltà, perlomeno la mia difficoltà, era stata quella di avvicinarmi alle persone, no? Nel senso che, infatti, se notate, tutte queste immagini che vi ho fatto vedere sono tutte prese con il tele. Cioè io non ero vicino alle persone, non ero assolutamente vicino alle persone. Perché? Perché comunque cioè non me la sentivo tanto, cioè nel senso cercavo sempre un po' di rimanere un pochino nelle retrovie, no? E quindi di gestire la cosa in questo modo. Quando siamo tornati a Marrakech, ho scaricato le mie foto e le ho fatte vedere a Luciano, perché la sera cosa fai? No, si guarda le foto di uno, le foto dell'altro. E Luciano mi ha detto, ma io fossi in te ci penserei magari di fare il fotografo, perché ho visto delle cose che sono interessanti, per essere che non hai fatto poco, no? E insomma questo tarlo devo dire che mi è rimasto lì 2 anni, 1 anno e mezzo. Poi Luciano mi chiama e mi dice, senti, io ho un'idea di un progetto che voglio realizzare già da un po', però da solo non me la sento di realizzarlo, perché comunque Luciano D'Angelo ha quasi 70 anni, e mi fa, io avrei bisogno, cioè mi piacerebbe se questa cosa la potessimo fare insieme, questo progetto, no? In realtà, il progetto cos'era? Era un progetto importante, non ancora partito
no? Lui voleva anche una mano da parte mia per riuscire a farlo partire. Il mondo berbero, l'etnia berbera marocchina, non è stata scattata tantissimo, nel senso che, o comunque, è stata scattata ma molto localmente, no? Quindi magari è stato fatto un servizio sull'Alto Atlante centrale, poi un altro a sud, no? Però non c'era all'epoca, parlo già di 10 anni fa, non c'era, come dire, uno spaccato del mondo berbero di quegli anni. No? Io, sì, fighissimo, va bene, cioè io avevo l'agenzia pubblicitaria ancora all'epoca, però ho detto, vabbè, mi ritaglio del tempo, però cioè, chi ci dà i soldi per fare sta roba? Bellissimo, ma... Allora, partiamo, siamo venuti un po' di volte a Milano, io sono di Torino, lui è di Pescara, Luciano è di Pescara, io sono di Torino, insomma, siamo venuti, ci siamo ritrovati un po' di volte a Milano, alla fine siamo riusciti ad avere una sovvenzione dall'Ente del Turismo del Marocco e dalla Royal Air Maroc, per cui è partito questo progetto. È partito questo progetto e poi dal 2009 per più o meno circa 3 anni, abbiamo fatto 9 viaggi in Marocco. Abbiamo fatto 9 viaggi ogni volta stavamo via almeno un mese, no? Quindi siamo stati tanto in Marocco. Siamo stati tanto e io devo dire che devo tantissimo a Luciano, nel senso che mi ha preso un po' sotto la sua ala, no? E mi ha raccontato come ci si doveva muovere nel fare un lavoro di questo genere, no? Quindi reportage di viaggio. E per cui io in quegli anni ho imparato, si può dire, tantissimo, no? La mia fotografia di oggi, quella che magari avete visto sul mio sito, arriva da qui, arriva da questi diciamo 3 anni in Marocco. Qual è stato l'insegnamento, uno degli insegnamenti, ma secondo me che poi è stato un insegnamento indiretto, no? che effettivamente mi ha dato Luciano, l'avere a che fare con le persone. Avete visto che le ho scelte anche apposta le prime foto, no? Facendovi vedere che in realtà scattavo con un tele, no? Qui i miei scatti cambiano, no? Io ero all'interno di una tenda, qui, in queste due foto, questa, le ho scattate all'interno della stessa tenda. Che cos'è che impari? Cosa ho imparato io, perlomeno? Impari ad interagire con le persone, no? Cioè, oggi la fotografia, gli insegnamenti di questo genere di fotografie, di questi viaggi, li riporto nel quotidiano, nel rapporto che ho con la gente quando la fotografo, no? Nel senso che, sì, qui loro erano berberi, non è che ci capissimo un granché, però non importa, nel senso che tu, prima di tutto, perlomeno questo è il mio approccio, poi altri hanno un altro tipo di approccio, il mio approccio è quello di interagire, di creare un'empatia, no? Con la persona che mi sta davanti, che sia berbero sotto una tenda o che sia una modella che devo scattare per una campagna pubblicitaria. Il mio approccio nei confronti della gente è completamente cambiato, no? Completamente cambiato. E quindi l'ottica, no? Io adesso, allora, questa cosa si porta dietro delle problematiche di come uno vive un po' la fotografia, la scena, quando fai reportage. Adesso cerco di spiegarvi un po' il perché. Quando sei così preso dallo scatto, sei così dentro la scena, devi stare attento perché ti perdi il contesto delle volte. Cioè, questo essere così dentro la scena è una droga, perché fino a quando tu sei distaccato là, no, col tuo tele, guardi, isoli le cose che ti interessano, hai un'idea del generale, del contesto, quando inizi a entrare dentro la scena, a essere lì, a un palmo dal naso di chi stai scattando, eccetera, tendi un po' a perdere il contesto. Hai una forza diversa, no? L'immagine. Tu la vivi in modo diverso, tu sei nella mischia, cioè sei lì, no? Quindi è adrenalinica questa cosa. Però devi stare attento perché rischi di perderti un po' quello che sta accadendo anche solo 2 metri più in là, no? E quindi devi stare attento a questa cosa. E cambi carattere, nel senso che se io mi rendo conto, poi prima parlavamo di empatia, eccetera, ci sono anche dei momenti in cui comunque devi essere un po', cioè devi essere rapido, ci sono delle scene in cui te la devi cambiare.
No, non devi essere tanto empatico. Cioè, sì, se hai la possibilità, ok. Se sei nel mercato e quello sta vendendo il pesce, vai e gli scatti due foto. Se uno sta giocando, no, tac. Cioè, devi rubarlo un momento. Poi magari vai dopo e gliela fai vedere e gli dici e sei empatico. Però lo devi rubare il momento, no? E quando sei lì nella mischia, a rubarlo devi essere capace di farlo, no? Devi imparare a farlo. Per questo io mi rendo conto che ho due anime in questo momento. Ho l'animo del turista di quando vado a fare magari un viaggio con mia moglie, no? Che è quello che si vive il contesto, ma la macchina fotografica la lascio a casa. Poi ho l'anima del fotografo. Per caso è successo una volta che me la portassi dietro la moglie e voleva il divorzio. Voleva il divorzio. Perché l'animo del fotografo è quello che nella mischia e mia moglie non la cagavo proprio più minimamente, no? Io devo portare a casa la foto figa, punto. Adesso qui vi faccio vedere un po' di cose. Questo l'ho scattato, è l'ultimo servizio che ho scattato. L'ho scattato vicino a Bologna e siamo riusciti a farci dare delle auto dal museo Lamborghini, per cui abbiamo scattato proprio lì al museo. Questo è un editoriale moda. Cioè, alla fine, il pescatore sulla piroga che disfa la rete o la modella sulla macchina, non è tanto, cioè nel senso, alla fine è quello, no? Affini, magari cerchi di far vedere un pochino di più il capo, però il concetto è quello. Cioè, alla fine io mi rendo conto, oggi come oggi, che qualsiasi cosa scatto, no? La scatto più o meno allo stesso modo. Non ho dei modi di approcciarmi ad una cosa piuttosto che all'altra. Ho affinato negli anni un po' quello che è il mio stile, no? E quello lo applico poi alle cose che devo fare. Però è uno stile, spero, abbastanza connotato, nel senso che per cui mi piacciono le luci comunque radenti, lavoro tanto con le luci radenti, ogni tanto sono cazzi perché comunque la luce radente fa venire fuori anche. No? Le problematiche della pelle, eccetera, che con modelle non è molto semplice delle volte, però è il mio modo di lavorare. Allora, per me, e come dicevo prima, è molto importante che no, non amo per nulla. Allora, intendiamoci, non è che sono l'unico, ce ne sono tanti che stanno lavorando come lavoro io in questo momento, ma per me è fondamentale che la ragazza davanti a me non faccia le pose quelle classiche, no? Cioè, ta, perché no, cioè, anzi, la prendo e le dico, oh, no, deve essere naturale, cioè deve, in quel momento lì, deve pensare a come veramente lei starebbe in quella situazione, no? Quindi, a noi qui, cioè, facciamo dei bei, come dire, dei briefing importanti prima di iniziare a scattare, perché io voglio trasmettere a chi ho davanti, alla modella, al modello, esattamente che cosa ho nella testa, no? Qual è il risultato che voglio ottenere. Però poi lei non deve posare, deve vivere quella situazione. No, è per quello, no, allora no, non è così perché in realtà è proprio quello che io voglio evitare da un certo punto di vista. Cioè già la mia inquadratura è molto grafica, il mio modo di inquadrare la scena. Il resto voglio che sia più spontaneo possibile, no? Più vero possibile. Cioè nelle foto, nelle mie foto, è difficile che ci sia qualche posato, cioè non c'è mai, non c'è veramente mai. Cioè loro si stanno sempre facendo i cavoli loro, per modo di dire. Nel senso deve sembrare che si facciano i cavoli loro. Okay? Io è come se fossi un fantasma che le sta fotografando. Però io non esisto in quella scena. Deve essere molto chiaro prima dell'inizio degli shooting questa cosa, no? Cioè, quindi è fondamentale questa cosa. Nella fotografia di viaggio cerchi per quello che è possibile di intervenire il meno possibile nella scena. Cioè cerchi di renderla più, no? Più vera possibile, cerchi di non far nulla per variare l'equilibrio di quella scena che stai guardando, no? È diverso come approccio, è molto diverso. Cioè, da una parte crei la scena e ognuno deve sapere esattamente come comportarsi. E il modo di comportarsi è cercare di sembrare naturale. Dall'altra parte, invece,
devi cercare di influire il meno possibile nella scena. Vabbè, dai, grazie.